situazione ordinaria e straordinaria delle scuole della provincia di Grosseto. Lo denuncia il presidente e sindaco Vivarelli Colonna, che minaccia di chiudere gli istituti e nel frattempo consegna al prefetto un esposto indirizzato al premier Gentiloni. Il servizio è di Roberto Viggiani. Prima le strade, adesso le scuole, un vero tormento per le province svuotate di contenuti e soprattutto di soldi. Nel grossetano la situazione è addirittura imbarazzante. Su 32 istituti scolastici sono 28 quelli che non hanno la certificazione sismica, ma c'è dell'altro: a 20 andrebbero rifatti solai, 13 hanno l'antincendio non a norma e una dozzina è in fissi inadeguati, senza contare le scuole che hanno i bagni da rifare. Poi in 3 ci sono addirittura le barriere architettoniche da abbattere. E il report delle macro criticità scolastiche fatto stilare dal presidente della provincia di Grosseto. Servirebbero più di 5 milioni di euro per avviare i lavori, soldi però che la provincia naturalmente non ha. Per garantire sicurezza ci vogliono soldi e quindi noi chiediamo semplicemente quello che ci è sempre stato dato prima della riforma del Rio del 2014, e se non ci verrà dato saremo costretti a chiudere le scuole, saremo costretti a chiudere le strade, perché non possiamo garantire continuità amministrativa. Ma prima di procedere con clamorose azioni di forza, il presidente Vivarelli Colonna spera di avere risposte da Regione e Governo, a cui tramite il prefetto ha inoltrato un esposto denuncia. Diffido il primo ministro Gentiloni e spero di essere audito insieme a tutti i miei colleghi, gli 80 presidenti di provincia che andranno a Montecitorio se non avranno soddisfazione. Da Arcidosso a Castel del Piano, Follonica, Massa Marittima, da Manciano a Orbetello e Pitigliano, il quadro in tutti i centri della provincia è desolante. Su tutti la situazione del polo Bianciardi di Grosseto, dove dallo scorso novembre è inagibile un'intera ala della scuola. Intanto non c'è l'agibilità, quindi bisogna necessariamente che vengano fatti degli interventi di ripristino sul soffitto e sulle pareti. Chiuse le indagini sulla